innanzitutto ringraziare tutte le compagne e compagni della CGIL di Roma del Lazio, perché questa è la loro festa, questa è la prima festa che si svolge in questa città. So quanto lavoro costa, so quanta amarezza di fronte alla pioggia dei primi giorni e al fatto che tanti sacrifici sembravano svanire. Invece è una cosa che resta, che resterà. Da qui ripartirete, ripartiremo anno dopo anno, perché Roma viva questa festa, la viva con i nostri segni, con la nostra identità. Dicevo prima, guardando gli stand, entrando, parlando con le persone, che se c'è una cosa che mi pare che questa festa abbia, esattamente le nostre caratteristiche e il nostro segno. Una festa sobria, che parla dei problemi delle persone, che usa il divertimento insieme alla riflessione sulla condizione dei lavoratori e dei pensionati, e che in una città come questa segni la forza e il radicamento del nostro sindacato e la sua voglia di non piegarsi alla crisi, alla difficoltà e agli attacchi di tutti coloro che pensano di mettere la CGIL nell'angolo. Perché noi non lo permetteremo, noi non ci faremo mettere nell'angolo, noi continueremo ad essere una straordinaria forza al servizio del Paese e del mondo del lavoro italiano. Anch'io voglio, come è stato fatto giustamente da Claudio, da Cagliazza all'inizio, piangere ed esprimere il cordoglio della CGIL intera ai soldati caduti, a tutti gli altri caduti, alle loro famiglie. Abbiamo detto nel nostro comunicato, come nel nostro costume, che oggi dobbiamo parlare di questo, di quello che è avvenuto, unirci nel dolore, non lasciar sole quelle famiglie. Verrà poi il tempo in cui bisognerà riflettere, chiedere al governo italiano e agli altri governi di riflettere se per caso, tra la strategia che si era ricercata e i risultati che stanno avendo sul campo, non ci sia qualcosa che non torna e se non sia il caso di rimettere in campo un impegno politico per provare a dare soluzione alla crisi e alla situazione di quel paese. Ma voglio anche aggiungere un'altra cosa, perché me la sento dentro. Oggi, ma me ne ero già accorto ieri leggendo i nomi, i cognomi e i luoghi di nascita dei nostri soldati, e oggi ancora di più sentendo i genitori, i parenti dei soldati che sono morti, ti colpiva un dato, che 5 di quei soldati erano persone che erano nate e sono nate nel mezzogiorno del nostro paese. Chi a Napoli, chi a Salerno, chi in Sardegna, chi è emigrato per lavoro in Svizzera. E allora mi permetto solo di dire una cosa, perché non dobbiamo abusare anche in questo momento di dolore di toni troppo forti. Io vorrei che si avesse la dignità di rispettare, di parlare delle persone, dei cittadini, dei lavoratori, del nostro mezzogiorno, sempre con lo stesso rispetto che oggi è aperto nei confronti di questi soldati. Perché il mezzogiorno non è altro da noi, non è altro. Noi non siamo un paese diviso tra nord, centro e sud. Noi siamo una nazione contenta e fiera di quello che è e che si vuole aprire all'Europa e alla cittadinanza europea. Non possiamo tornare a quando eravamo divisi, contrapposti, disgregati, perché come è evidente, anche rispetto alla crisi, o il Paese esce unito dalla crisi oppure il Paese non ci uscirà. Non possiamo permetterci di considerare un terzo del paese un problema che non riguarda tutta la nazione, tutti gli italiani, tutta la sfera delle grandi forze di rappresentanza politica e di rappresentanza sociale. Naturalmente questo dolore, questa notizia si aggiunge a una fase non facile della vita del paese, una fase un po' cupa, un po' triste per tante ragioni, contrassegnata in modo particolare da un andamento della crisi che giorno dopo giorno svela le sue conseguenze pesanti,
ma anche da un clima che fa sì che nel nostro paese l'immagine che se ne abbia, soprattutto all'estero, non sia una bella immagine. Chiunque di noi, uscendo, incontrando altre persone, si sente la domanda: ma cosa sta succedendo? Com'è possibile che questo avvenga, che nessuna cosa possa cambiare? E questo non è un bel segno per noi, per quello che siamo, per le nostre tradizioni, per la nostra immagine tradizionale nel mondo. E anche la crisi naturalmente fa la sua parte. Naturalmente la crisi avrà i suoi effetti sull'occupazione più pesanti in queste settimane, in quest'autunno e in questo inverno. Non è un paradosso. Se ci si ragiona, è la conseguenza delle cose che stanno avvenendo. La crisi è partita oltre un anno fa, ha toccato probabilmente il fondo, è come se fossimo precipitati in un pozzo molto profondo. Questa caduta si è arrestata, anche se tutta l'enfasi su questo dato di oggi fa un po' ridere, perché pensare che si sia ripreso con lo 0,5% dopo 12 mesi di caduta libera vuol dire non avere il senso delle proporzioni e il senso della realtà. Ma il punto più di fondo che poi viviamo con le dichiarazioni, con le testimonianze delle compagne, dei compagni, dei lavoratori che hanno parlato qui, di quelli che incontro, ho incontrato anche prima, nasce da una considerazione che dobbiamo aver chiara noi e dovrebbe aver chiara il governo. Quello che oggi incide nella durezza della crisi è la lunghezza della crisi. Noi potremmo avere, come avremo, la fine della caduta, l'avvio di una ripresa e proprio in questi mesi la crisi economica più pesante, con aziende che chiudono, con aziende che ristrutturano e con aziende che licenziano. Perché? Ma perché è chiaro, se io sono un'azienda e ho il calo della domanda, provo ad affrontare, sto 6 mesi, metto i lavoratori in cassa integrazione, provo a farcela. Se la crisi si protrae altri 6 mesi, provo di nuovo a farcela, a rimettere i lavoratori in cassa integrazione. Ma se la crisi va oltre i 12 mesi, o se la ripresa della domanda è infinitesimale come quella che si annuncia, è chiaro che al 13° mese ci saranno imprese che non ce la fanno, al 14° mese avremo imprese che cominceranno non più a mettere in cassa integrazione, ma a chiudere, a ristrutturare, a licenziare, a prepararsi per il futuro, ed è quello che noi stiamo vivendo in queste settimane. Tanto è vero che girando per l'Italia, mentre prima incontravo 2, 3, 4 consigli dei delegati, fabbriche, lavoratori che ti dicevano: siamo in difficoltà, dateci una mano. Oggi la situazione si sta ampliando. Non ne trovi più 4, ne trovi 15, ne trovi 20. E il guaio maledetto di questa vicenda è che mentre nel paradosso una crisi immediata a cui corrispondeva una cassa integrazione era un problema, ma riuscivi a governarla, queste crisi che si mettono in questa fase sono quelle più difficili da superare, perché si tratta di aziende o che erano in difficoltà prima e che la crisi manda a fondo, oppure aziende su cui gli imprenditori non sono all'altezza, non sono degni di questo nome e fanno tutto fuorché rischiare per il futuro e scaricano sui lavoratori i loro problemi. E perché contemporaneamente ci sono aziende che di fronte all'incertezza del futuro si preparano ristrutturando, non sapendo come e dove, ma intanto ristrutturano, riducono gli organici, riducono le attività produttive e provano così ad attraversare la crisi. Questo è il problema. Poi questo vuol dire che avremo 1 milione di disoccupati in più nel giro di 1 anno e mezzo. Vuol dire che il nostro tasso di disoccupazione arriverà al 9% rispetto al punto da cui è oggi, ma vuol dire anche che provare ad affrontare queste crisi non lo puoi più fare solo con gli ammortizzatori sociali, che ti aiutano per una fase, ma se vuoi provare a evitare la chiusura di queste basi produttive hai bisogno di un'idea, di un progetto, di una capacità di avere una politica industriale. Ed è quella che il governo non ha. Per questo siamo nelle difficoltà, tra una crisi che adesso mostra i suoi effetti più forti, con il fatto che per risolvere queste crisi che sono le più dure avresti bisogno di un governo che abbia un'idea di politica industriale,
che il fatto che il governo, che non ce l'ha, ti risponde dicendo però abbiamo gli ammortizzatori sociali. E così, giorno dopo giorno, la distanza tra quello che sono le soluzioni che bisognerebbe costruire e la realtà delle persone, la realtà del lavoro, tende a diventare più pesante. Poi naturalmente c'è di tutto in questa crisi. Incontriamo aziende che ad esempio avevano delocalizzato una parte delle loro forniture, chiudono e riportano a casa. Abbiamo aziende che avevano forniture in Italia, le delocalizzano anche con la crisi all'estero, magari in Turchia. E abbiamo aziende, questa è la cosa che più mi colpisce, non va bene, che di fronte alle difficoltà cosa fanno? Chiudono le loro realtà del mezzogiorno e le portano una parte di quell'attività nel nord o all'estero. E non va bene, ed è per questo che mi richiamo alle cose che dicevo sul nostro mezzogiorno, perché se noi nel mezzogiorno perdiamo, dopo questa crisi, 100.000 posti di lavoro produttivi, operai, tecnici, impiegati, aziende, imprese, dei servizi e dell'industria, con il loro indotto, con le loro forniture, se noi perdiamo queste realtà produttive, poi è chiaro che la scommessa per dare un futuro al mezzogiorno diventa più difficile. Poi è chiaro che lascia la criminalità organizzata mano libera per sistemare anche la gestione della manodopera o dare risposta alle persone che non hanno lavoro. Ed è chiaro che se perdiamo questi posti di lavoro nel sud, la distanza uscendo dalla crisi tra la condizione del mezzogiorno e la condizione del resto del paese diventerà sempre più larga. Ed è il vero problema che la crisi ci consegnerà. L'attraverseremo questa crisi, ne usciremo prima o poi, ne usciremo con cerotti, con persone che soffrono, ma ne usciremo, se non si cambia politica economica e sociale, soprattutto con un paese più diviso. Questo è il punto. E quello che imputiamo al governo e a quello che sta facendo è di galleggiare con una crisi di queste dimensioni, di non dare le risposte nel tempo giusto come fanno gli altri paesi, nel pensare che tanto prima o poi questa crisi passerà e in qualche modo il paese ce la farà. Ma a quali prezzi? A quali prezzi? Già oggi, tra una famiglia che ha un lavoratore in cassa integrazione, o magari tutte e due in cassa integrazione, o chi è stato licenziato un anno fa e dopo 8 mesi non ha più diritto neanche a quella piccola indennità di disoccupazione, le centinaia di migliaia di precari che sono letteralmente scomparsi primi dalle aziende, dai cicli produttivi, oppure la condizione degli anziani lasciati totalmente soli. Questa parte del paese uscirà dalla crisi e la attraverserà pagando i prezzi più alti, e non avrà avuto da parte della politica del governo nessun sostegno e nessuna forma di recupero e di rivalutazione. Questo è il nostro impegno di questa fase: stare vicino alle persone che hanno questi problemi, batterci, non lasciarle soli, anche nei gesti più esasperati, quelli che si stanno facendo, quelli che abbiamo ascoltato qui, per non lasciare le persone a dover fare gesti esemplari da soli. Quando incontro questi lavoratori, chi sale sulle gru, chi fa lo sciopero della fame, e gli chiedo perché questa forma estrema, della quale non mi sfugge un carattere sul quale dobbiamo avere una grande consapevolezza, che sono forme di violenza che riguardano se stessi, altro che prendersela con gli altri. Si espone, si mette a rischio la propria vita per testimoniare la volontà di superare un problema, una forma di lotta che non va bene in sé, ma alla quale dobbiamo avere il massimo di rispetto. Bene, ma cosa ti rispondono questi lavoratori? Noi lo facciamo, perché se non facessimo così, nessuno parlerebbe di noi. Il tema del lavoro, dell'occupazione, di quello che stiamo perdendo, di quello che stiamo facendo, noi non lo potremo fare. Certo che c'è una responsabilità generale dell'informazione, Roberto converrà, ma c'è un problema ancora prima, perché non è neanche giusto metterla tutta sull'informazione. E il problema è semplice, ritorna a quello che dicevo all'inizio: ma se io dico, io governo,
Io Presidente del Consiglio, spiego agli italiani che il nostro paese sta meglio degli altri, che la crisi neanche cominciata non c'è già più. Posso dire questo e contemporaneamente far vedere nelle televisioni di Stato, sui giornali, quei lavoratori che occupano le fabbriche, le persone che vivono con la cassa integrazione, quelli che vivono senza niente, la disperazione dei tanti? Certo che non posso, perché tra l'immagine che trasmetto e l'immagine che farai vedere c'è qualcosa che non torna, ed è esattamente quello che non va nell'azione di governo e in chi lo spalleggia con i mezzi di informazione di massa. Cioè l'idea che si possa ingannare il paese non facendo vedere il paese per quello che è, ma il paese che si vuole far credere che noi siamo. E così avvengono queste cose strane, che un giorno dici che va tutto bene, poi arriva l'Ocse e dice che siamo precipitati al 5% sotto zero. Un giorno dici c'è un segno di ripresa e il giorno dopo ti dicono 1 milione di disoccupati in più. E la gente, i nostri cittadini frastornati, e tu ti capita di trovare chi ti dice ma qual è la realtà? Siamo usciti, non siamo usciti, è vero, non è vero? E questo, guardate, capita solo da noi. Non c'è nessun paese europeo in cui questo avviene, anzi, ci sono paesi europei in cui il governo si è messo come misura propria quella di dire giorno per giorno la verità ai propri cittadini, raccontare come sta andando l'economia, quali sono le prospettive, quali sono i problemi, quali sono le tendenze, non nascondere nulla, perché alla fine non è vero che se tu sai le cose hai più paura. Quello che genera paura e incertezza è non riuscire a capire se quello che ti trasmettono è vero o quello che ti trasmettono è falso, perché lì ti perdi, lì smarrisci il senso di quello che tu pensi o il senso di quello che è. Voglio anche dire che malgrado le difficoltà, non è vero che poi tutte le vertenze sono destinate a finire male. Giorno dopo giorno abbiamo anche tante vertenze che riusciamo a risolvere, e io credo che questo sia un fatto positivo, va detto, va dato a merito anche nostro, dei nostri lavoratori. Spesso sono soluzioni parziali, ma diamo una risposta positiva alle persone che lottano e si sacrificano, e giorno dopo giorno le possiamo mettere assieme. Ma vi devo dire la verità, tra quelle che riusciamo a risolvere e quelle che ogni giorno ci si aprono, la distanza aumenta, e questa è la fatica di questa fase e la difficoltà che noi dobbiamo mettere dentro. Così come non c'è dubbio che tra le questioni difficili che abbiamo di fronte a noi, ne voglio parlare perché mi sembra davvero una questione emblematica anche nelle sue caratteristiche di un paese un po' schizofrenico quale stiamo diventando, e questa vicenda dei precari della scuola. Il problema lo conoscevamo, 100.000 precari tra insegnanti e non docenti, in un mondo come quello della scuola dove ogni anno un numero considerevole di persone vanno in pensione, perché abbiamo un'età media, soprattutto tra i docenti, molto molto alta. In qualsiasi paese di fronte a questa fotografia si sarebbe fatta la cosa più semplice e più stupida possibile, dire quante persone sarebbero andate in pensione nei prossimi 5 anni, e programmare un ingresso dei precari anno dopo anno in modo da poter dare a tutti, previa le forme di qualificazione, di ingresso nella scuola. Problema da risolvere facilmente, con un principio di onestà, con un principio di gradualità, sapendo che al lavoratore puoi chiedere di aspettare se al lavoratore dai una certezza del percorso finale. Quello che non puoi chiedere al lavoratore di essere precario anno dopo anno senza sapere mai quando finirà la sua condizione di precariato. È questo che è insospettabile e insopportabile da parte delle persone coinvolte. Bene, che cosa ha pensato bene di fare il governo l'anno scorso? Un taglio lineare, dappertutto. Bisognava ridurre le spese e quindi gli organici dell'8%, e quindi nella scuola non si poteva trovare il posto per queste persone. Avevamo detto allora, guardate che l'inizio dell'anno sarà un casino in queste condizioni, perché non avremo più niente, precari così che lo hanno fatto per 20 anni a casa, precari che fanno le supplenze senza che nessuno possa sapere cosa debbono fare,
e la questione del tempo pieno e la questione del maestro unico. Sarà un caos l'avvio di quell'anno. Non ci hanno dato retta. È partito l'anno e i problemi sono scoppiati. Si è capito che era evidente che la situazione non poteva essere governata in quel modo. Che cosa si è inventato allora il governo? Di sistemare una parte di questi precari e una parte invece no. E per questa parte dei precari che non sistema, pagargli l'indennità di disoccupazione. Perché c'è da restare un po' avviliti a dir poco da questa soluzione? Ma per un motivo semplice. Non è che la cassa integrazione o la disoccupazione non costa, ma se io sta devo pagare questi lavoratori perché sono in disoccupazione, ma con poco di più io li pago per metterli a lavoro, per non avere classi con 30 ragazzi, per non avere questa situazione di tensione. Ma che senso ha? Sempre soldi pubblici sono, non saranno del ministero, ma saranno di un'altra forma, ma sempre soldi della collettività. Ma perché pagare per non fare quando puoi con poco di più pagarli per fare? Questa è la schizofrenia. Eppure una cosa che si poteva risolvere con buon senso, senza forzature, che si poteva riprendere all'inizio dell'anno, trova una soluzione che onestamente non ha alcun senso. Così come vedremo adesso lunedì, che siamo stati convocati a Palazzo Chigi per l'illustrazione della finanziaria, vedremo adesso cosa il governo vuole fare quest'anno. I segni che abbiamo non sono segni particolarmente positivi, perché ho impressione che ci diranno, ad esempio, che sui contratti pubblici non ci sono risorse, che per i pensionati, tolta una social card da rivedere, non c'è nulla di più, che in materia fiscale di riduzione per il lavoro dipendente non c'è nulla, che di investimenti non c'è nulla. E quindi mi immagino una riunione che conferma il fatto che il governo galleggia su questa crisi invece di affrontare il problema. Naturalmente invece il Paese richiederebbe proprio oggi una politica diversa. Io voglio fermarmi su questo punto. Ho già detto che il Paese è precipitato in un pozzo profondo, che il fondo l'abbiamo toccato. Adesso bisogna fare la parte più difficile, perché prima o poi che la caduta finisse era inevitabile. Più precipiti, a un certo punto la terra la incontra. Più lunga è il precipizio, più sbatti la testa e più ti fa male. È quello che abbiamo fatto. Adesso siamo fermi a terra. Dobbiamo risalire. Cioè dobbiamo ritornare lì dove eravamo qualche anno fa. E quindi è il tempo della risalita, è quanto ci metti a risalire che è il problema che è di fronte al Paese. Perché più lungo il tempo vuol dire che avremo altri 4-5 anni in cui, bene che vada, saremo sotto come eravamo 2 anni fa. E questo vuol dire meno reddito, meno occupazione, meno imprese, meno lavoro, meno coesione sociale. Questo è il punto. Bene, proprio oggi che sei finito di cadere, hai bisogno dello stimolo per ripartire subito. Se ci fosse un momento idoneo, proprio da scuola, sul quale fare qualcosa di più, è esattamente adesso. E che cosa bisognerebbe fare? Alcune cose. Certo, costano un po'. Ma non ho mai visto nessun governo al mondo affrontare la più grave crisi da 80 anni a questa parte senza spendere un euro come sta facendo il nostro governo, perché bisogna pure intendersi. Se c'è una crisi drammatica bisognerà pure fare uno sforzo per investire e per spendere. Se lascia andare la crisi, poi non ci possiamo lamentare che arriveremo a rivedere le stelle chissà fra quanti anni. E allora c'è da fare 2 o 3 cose. Aiutare un po' le imprese sostenendo la domanda. Avete visto in questi giorni la Fiat ha detto dobbiamo continuare la rottamazione perché sennò l'automobile per l'anno prossimo sarà un disastro. E io credo che c'è un fondo di ragione, però con 2 avvertenze, che non bisogna solo aiutare la Fiat e l'auto, bisogna aiutare la Fiat dell'auto e anche gli altri settori, perché non ci sono settori di serie A e settori di serie B. E la seconda avvertenza è che se aiuti i settori devi anche chiedere alle imprese di non licenziare,
di non chiudere stabilimenti, di non delocalizzare, non posso aiutarti con i soldi di tutti e poi tu invece di difendere l'occupazione me la fai perdere. Bisognerebbe sostenere i redditi da lavoro dipendente e da pensione, ormai ne parlano tutti, Corriere della Sera ci fa dei fondi, Carlo De Benedetti ci spiega che sarebbe l'ora di detassare i redditi da lavoro come scelta strategica, ne parlano tutti tranne che il nostro ministro. Sembra che si parli di chissà che, ma si dice una cosa semplice, che proprio perché c'è questa crisi, gli unici che continuano a pagare sempre più tasse sono quelli che fanno fino in fondo il loro dovere, i lavoratori dipendenti e i pensionati che possono pagare le tasse. E che se tanto mi dà tanto, anche una misura assai discutibile, come lo scudo fiscale, cioè il premio a coloro che hanno portato illegalmente soldi e patrimoni fuori dall'Italia, per farli rientrare, discutibile perché è chiaro che è un premio a coloro che hanno evaso le leggi, e discutibile perché mentre nel resto d'Europa per fare questa operazione fai pagare fino a 5 volte quello che richiedi ai nostri, perché qui si paga il 5% all'estero, 20-25%, ma almeno si può avere, diciamo, la minima decenza di dire una cosa semplice: i soldi che entrano da questo scudo fiscale, quale che sia il nostro giudizio, e l'ho detto, almeno vadano a sostenere i redditi, a ridurre le tasse su coloro che l'hanno sempre pagate, perché così funziona un minimo di equità. Prendo i soldi da chi è evaso e li metto, questi soldi, a sostenere i redditi di coloro che le tasse le pagano. È un segno di equità, neanche questo si fa. E quindi avviene che anche con la crisi i lavoratori dipendenti pagheranno più tasse, i pensionati pagheranno più tasse, e poi ci si lamenta che non consumano, che i consumi sono calati, perché poi nessuno ne parla. Ma noi tra l'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto 90.000 piccoli esercizi commerciali che sono stati chiusi in tutta Italia. C'è una moria enorme a significare che il livello dei consumi purtroppo continua a stare sotto lo zero. Così come andrebbero finanziati i contratti pubblici? Ne parlo solo per dire una cosa. È stato presentato l'accordo contrattuale sul sistema, quello che noi non abbiamo firmato, come un accordo storico, fondamentale. Se il governo domani, lunedì, decidesse di non mettere neanche un euro per il rinnovo dei contratti pubblici, avverrebbe una cosa semplice, che il primo a non credere nell'accordo storico che ha firmato è esattamente il nostro governo. E allora, se questo avvenisse, mi si confermerebbe in una mia idea, e che cioè tutta questa roba dell'accordo separato in realtà non era per fare un accordo storico, ma per provare a mettere la CGIL all'angolo, per dividere i sindacati, per dividere quando c'era invece bisogno di tenerli uniti, perché non c'è niente da fare. Comunque la pensiamo, chi tra di noi è più radicale, chi più riformista, c'è un principio popolare che si impone. Quando c'è una crisi così bisognerebbe affrontarla assieme, lavoratori e imprese, chiedendo alle imprese di non licenziare e ai lavoratori di dare il massimo sforzo per salvare le loro imprese, come per la verità stiamo facendo. Se tu dividi i sindacati, se tu dividi imprese e il sindacato maggiormente rappresentativo, è chiaro che non affronti bene così la crisi neanche su questo versante. Infine voglio dire anch'io due cose sul tema dell'informazione. La manifestazione di sabato, quella che poi è stata spostata, è una grande occasione. È l'occasione per dire che troppe cose non vanno nell'informazione nel nostro paese. La prima, lo dicevo prima, è quella che la nostra informazione non parla della condizione reale delle persone. È la cosa che a me più interessa, perché mentre vedo sui giornali stranieri parlare molto della crisi dei loro paesi, delle difficoltà dell'economia, della condizione delle persone, con inchieste, da noi non si fa mai un'inchiesta, non si fa mai nessuna cosa, si parla di una crisi quando si parla dell'operaio che sta lì sulla gru.
oppure anche del lavoratore che fa 8 giorni di sciopero della fame, con l'avvertenza che se ne parla i primi 2 giorni e poi anche negli altri giorni in cui il lavoratore continua a fare lo sciopero della fame, nessuno più se ne occupa. Io credo che questo debba finire. Debba finire per un motivo, perché se ha senso uscire da questa crisi con una risposta anche etica diversa nei comportamenti e nelle filosofie, se ciò è vero che questa crisi è la figlia, è il figlio di un'ideologia liberista che ha puntato a svilire il lavoro, a pensare che si potessero fare i soldi soltanto attraverso i soldi, a non volere mai narrare e a rappresentare la condizione di coloro che attraverso la loro fatica, la loro capacità, il loro impegno fanno e consentono alle imprese di crescere, di fare profitti e di fare investimenti, se cioè l'idea al fondo della cultura liberista che solo la disuguaglianza crescente tra le persone potesse creare ricchezza e benessere per tutti, se tutto questo con la crisi è entrato drammaticamente in fallimento, pagando e facendo pagare i prezzi più grandi su coloro che in questa crisi pagano tutti i prezzi senza averne mai come oggi nessuna responsabilità, allora è evidente che bisogna che da questa crisi si esca con una rivoluzione culturale e una rivoluzione morale. E questa vuol dire una cosa sola: prima c'era lo svilimento del lavoro, oggi bisogna che ci sia la rivalorizzazione del lavoro. Prima si nascondeva il lavoro, oggi bisogna rappresentare il lavoro. Prima potevi illudere le persone di far soldi attraverso i soldi, oggi devi ricominciare a dire che i soldi sono il frutto di tante cose. E tra queste cose fondamentale è il contributo, l'intelligenza, la professionalità, l'esercizio e la responsabilità del mondo del lavoro. Questo è quello che ci vuole. Un'informazione libera, plurale, che non venga usata da una parte contro un'altra parte, che sia più sobria, che affronti i problemi delle persone, che ristabilisca quello che la crisi dell'ideologia liberista oggi ti consente. Se si fa questo e se si affrontano i nodi che ci hanno portato alla crisi, la regolazione dei mercati finanziari, se cioè coloro che hanno creato tutto questo caos non la faranno liscia nei prossimi decenni e si potrà impedire nel futuro di ripercorrere le strade irresponsabili che hanno arricchito tantissimo pochi e hanno impoverito drammaticamente milioni e milioni di persone in tutto il mondo, se alla fine si uscirà così, la crisi si sarà affrontata con un senso morale in cui si recupera da dove si era purtroppo precipitato. Se invece la crisi non dovesse insegnare nulla, allora saremmo una di quelle pagine della storia da conservare con grande attenzione, perché è evidente che prima o poi, e più prima che dopo, se la crisi non la affronti e la risolvi bene, questa crisi ritornerà. Anche per questo, una forza come la CGIL, difendendo il lavoro delle persone, difendendo il salario dei lavoratori, difendendo la condizione degli anziani e dei precari, dice: uscire dalla crisi però con un'altra cultura, e dentro questa nuova cultura recuperare un'idea antica che secondo me ha oggi non solo il vecchio fascino ma anche una straordinaria attualità: la parola uguaglianza. Un'uguaglianza moderna dove non voglia negare il merito, il talento e la responsabilità individuale, ma dove vuol dire che se tu lavoratore non sei solo un mezzo di produzione, ma anche una persona, se tu immigrato non sei solo un disperato, ma anche una persona, se tu giovane precario non sei solo uno che non ce la fa, ma sei una persona che deve avere i suoi diritti, per ognuna di queste esiste una sola condizione: l'uguaglianza dei diritti, a partire da quelli contenuti nella nostra bella e da difendere Carta Costituzionale. Viva la CGIL! Grazie per questa festa!